Bentrovati per quest'ultimo appuntamento. Ci troviamo in una location magica e mozzafiato, l'incantevole Porto Piccolo, un tranquillo paradiso nel Golfo di Trieste. Oggi disponiamo di un veicolo a emissioni zero davvero alternativo, Audi Electric Kick Scooter. Un vero portento, supera pendenze fino al 20% e può raggiungere i 65 km di autonomia. È in vendita? Dove lo posso trovare? Naturalmente negli showroom Audi di Eurocar FVG, ma una giornata come questa è l'occasione perfetta per testare la climatizzazione autonoma da remoto. Dunque, app My Audi, la nostra Q3 è in carica qua vicino, 10 minuti di distanza, perfetto, quindi accendiamo la climatizzazione. Sfruttiamo quindi la modalità pedone del monopattino e abbiamo tempo per un paio di domande. Mi affascina la mobilità a emissioni zero, ma mi conviene? Facciamo i conti insieme. Prendi la tua bolletta dell'energia. Troverai specificato il tuo prezzo medio del kilowattora, nel mio caso è di 0,20 euro. Questo significa che per ricaricare i 9,8 kW netti della mia Q3, con il mio contratto spenderò poco meno di 2 euro, che mi garantiranno più di 40 km di utilizzo. Con la stessa cifra, al prezzo odierno del diesel, rifornirai meno di 1,5 litri, con i quali un efficiente motore TD percorre poco più di 20 km. Possiamo senz'altro affermare, quindi, che a livello di economicità i conti tornano. Sono presenti degli incentivi statali per l'acquisto di questa vettura? Oggi, e fino all'esaurimento dei fondi, è possibile approfittare dell'ecobonus statale pari a 3.500 euro per acquisto, leasing, Audi Value e Audi Value Noleggio. Se vuoi sfruttarlo, quindi affrettati, chiama Eurocar e corri subito in concessionario. A me serve spazio, ma è vero che i modelli TFSE hanno un bagagliaio più piccolo? Eccola qua. Dunque, ricavare lo spazio per il pacco batterie ha ritenuto necessario una piccola riduzione della volumetria del bagagliaio, che per questa Q3 resta comunque di 380 litri. Sono proprio curiosa di scoprire come ha funzionato la climatizzazione da remoto. Che sensazione gradevole e inaspettata. Quante volte ho desiderato entrare in auto e trovare da subito un clima così accogliente. Oggi non è solo un piccolo lusso a cui la tua Audi TFSI ti vizierà, ma è un prezioso consiglio di efficienza. Partirai infatti senza dover spendere energia per questo, preservando l'autonomia elettrica. Per le Audi TFSE è disponibile la trazione 4? L'abbinamento fra TFSIe e 4 è disponibile dal modello Q5, anche se nulla può essere paragonato all'inarrestabile trazione 4. Per la 3 e Q3 gli ingegneri Audi hanno posizionato il pacco batterie davanti alla sale posteriore, arretrando il serbatoio per ottenere così un efficace bilanciamento dei pesi, a tutto vantaggio della stabilità e del piacere di guida. Sarà necessario eseguire degli adeguamenti all'impianto elettrico di casa? Considerando che tipicamente la ricarica sarà notturna e programmata, non dovrebbe essere necessario alcun tipo di intervento. Valuta eventualmente se richiedere un leggero innalzamento della potenza disponibile. È un'operazione semplice e dal costo contenuto. La sera in casa utilizzo elettrodomestici con alto assorbimento di potenza. Cosa posso fare? Programma l'orario preferito di ricarica negli orari in cui c'è minor richiesta energetica, come quelli notturni. Programma anche l'orario di partenza, questo permetterà alla vettura di essere nelle migliori condizioni di carica al momento della partenza. Se ne hai necessità, e-tron Compact può passare manualmente dal 100 al 50% della potenza di carica, operazione molto utile qualora in casa vi siano altri apparecchi elettrici già in uso. È possibile caricare la TFSIe sotto la pioggia? Sia il cavo che il connettore sono isolati, pertanto il veicolo potrà essere ricaricato sotto la pioggia senza problemi. Perfetto! Prima di congedarci, ho sentito dire che l'ibrido plug-in è una tecnologia di passaggio. È così? Concorderai che nessuna tecnologia attualmente presente sul mercato sarà immune da un'importante evoluzione futura. In questo percorso abbiamo visto come la tecnologia TFSIe rappresenti una soluzione concreta e sostenibile per gli spostamenti locali, in quanto le brevi tratte quotidiane possono essere interamente coperte a emissioni zero e per le tratte più lunghe viene a supporto il motore a benzina. Per queste esigenze, la combinazione delle due tecnologie rende la TFSIe la soluzione ideale di mobilità. Non mi resta che configurarla e provarla su strada, ma come posso fare?
Con quest'ultima risposta ti ringrazio del tuo tempo e ti saluto. Per noi consulenti Audi sei il benvenuto e sarà un piacere accompagnarti nell'esperienza del test drive. Ti aspettiamo presso i nostri showroom Eurocar di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemone del Friuli.